macchina che accelera. Problemi per il numero 10 Survivor e K. Con la partenza. Parte forte Sudden Laser, con all'esterno il numero 3, all'interno il numero 3 di Socrate, all'esterno il numero 5 Spirit d'Asolo. Con i cavalli dopo 100 metri di corsa, Spirit d'Asolo va a insistere su Sudden Laser che guida. I Socrate lì secondo in corda, poi Super Mario Sco con Spirit che insiste dopo i primi 200 metri del nuovo battistrada, anche se con un po' di spesa. Comunque, Spirit d'Asolo sfila al comando, secondo in corda Sudden Laser, poi Socrate, i primi 400 di gara abbastanza tranquilli, con Spirit d'Asolo che ha già rallentato di molto quando i cavalli vanno sulla curva. Adesso si va sulla addirittura opposta alle tribune e si scopre Semiralter che va a cercare fortuna approfittando del ritmo blando. Nessuno infatti muove perché Spirit d'Asolo sta facendo andatura lenta e adesso Semiralter va ai fianchi di Sudden Laser trascinandosi il numero 10 Survivor e K. Ora allunga un po' il battistrada Spirit d'Asolo, niente di che comunque, sul Semiralter al suo esterno, lungo lo steccato il numero 4 Sudden Laser, in schiena all'esterno il numero 10 Survivor e K, lungo lo steccato il numero 3 Socrate, seguito dal numero 1 Super Mario Sco. Corsa che vede adesso Semiralter a pressare su Spirit d'Asolo, anche quando manca 900 all'arrivo, con le posizioni che si sono a questo punto delineate. Semiralter che lavora ai fianchi del battistrada, con Mario Manzone che sta comunque controllando, anche se Semiralter è abbastanza incisivo. Sudden Laser lì sotto in cerca di spazio, quando siamo ai 600 finali, con Semiralter che pressa sul battistrada Spirit e lo sta liquidando. Con facilità Semiralter è passato nei confronti del numero 5 Spirit d'Asolo, sposta Sudden Laser, non ha molto Survivor e K lungo lo steccato Socrate, ma Semiralter sta prendendo margine. Semiralter e Marco Di Caterino che dopo un parziale veloce in 15.6 entra in vantaggio in retta d'arrivo. Semiralter fa dispersione, si allunga e va a vincere. Semiralter con un Marco Di Caterino nei confronti del numero 4 Sudden Laser e poi del numero 3 di Socrate. La vittoria per Semiralter, la prima in carriera per questo figlio di SJS Photo e Gaia di Jesolo, di Marco Di Caterino, che aveva raccolto finora comunque tutti i piazzamenti ottimi, con la quota di 9,18, 9 al primo, per il secondo il numero 4 Sudden Laser, per il terzo il numero 3 Socrate, per la seconda del San Paolo da verificare 1,18 e mezzo il tempo al chilometro. Ottima la prestazione di Semiralter.